Ragazzi, bentornati in questo post partita di Juventus Milan. Mi raccomando, ragazzi, venite tutti, iscrivetevi, lasciate like, condividete con tutti i vostri amici e attivate la campanella di notifica per restare sempre aggiornati sui miei video. Parliamo un po' della partita. Partita noiosissima, madonna mia, raga. Mi va bene questo punto. Torniamo a meno uno dall'Atalanta con una partita in più. Quindi, se l'Atalanta iniziasse col Toro, cosa molto probabile, andrebbe a più 4, che non è tanto. Chiaro, tutto dipende dallo scontro diretto. Se lì facciamo 3 punti, sarebbe uno dei 3 punti veramente più importanti della stagione, forse. Diciamo che proprio, regà, oggi partita noiosa. Non c'è niente da dire, forse. Se non che Bentancur è stato il migliore in campo. Cioè, Bentancur ha avuto 7, raga, su ogni pallone oggi, raga, Bentancur. Su ogni cavolo di pallone, oggi Bentancur mi è piaciuto tanto. Poi, gli altri, allora, partiamo, Szczęsny 6, poi Alexandro 5 e mezzo 6, non ha giocato malissimo, ma non ha neanche brillato. Rugani 6, Chiellini 6 e mezzo, raga, quando copre Chiellini incredibile. Poi difende Scio, lo sei, soffre un po' Hernandez, ma ci sta anche Leao. Centrocampo, Bentancur 7, poi Locatelli voto 6 per l'ammonizione, se l'avrebbe dato di più. E poi che c'era? Poi Dybala 6 e mezzo, bella partita. McKennie 6, Morata 5, raga, oggi Morata non ha fatto niente. E poi chi c'era anche? Allora, chi c'era? E Cuadrado voto 6. Penso che, allora, primo tempo molto equilibrato, parte molto meglio la Juve, poi il Milan un po' cresce, ma poche occasioni veramente nitide. Secondo tempo, ragazzi, veramente, ragazzi. Secondo tempo proprio equilibrati, forse il Milan spinge un pochino di più, ma partita veramente super noiosa. Devo dire per la verità, questo era il risultato che pensavo che accadesse, un punto che digerisco va bene perché comunque tema non troppo distante da Atalanta, quindi tra le partite in pareggio, a pensare questo. E quindi ragazzi, io vi potrei salutare qui. Del Milan mi è piaciuto, vabbè, l'ho già provato, per me il migliore è il Milan, però è stato raga, del mio uno che mi ha uno che Giroud ci ha provato, però uno che mi è piaciuto tantissimo oggi è stato Brahim Diaz. Si è sacrificato tanto, però non ha trovato la giusta quadra. Leao ci ha provato, però oggi veramente partita orribile. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella, raga.